Civil Week 2024, siamo a Cerro Maggiore con Alberto Fedeli, un amico del CSV Milano e un amico di Milano News, ma soprattutto un amico di Civil Week, perché ormai noi ti conosciamo, perché fai parte, anzi è un ruolo importante del forum Alto Milanese, terzo settore Alto Milanese. Ma oggi siamo qui anche perché tu sei presidente di un'associazione, Una Casa per Pollicino. Che cos'è? Cosa stiamo qui oggi a vivere? Ecco, l'associazione Una Casa per Pollicino è un'associazione di famiglie, che vogliono vivere la Costituzione nella solidarietà e nella sussidiarietà. Siamo nate, avevamo bisogno come giovani famiglie di servizi per i nostri bambini. Cosa abbiamo fatto? Sussidiarietà, solidarietà nei di famiglia. Poi ci siamo aiutati nei compiti, all'ora dopo scuola, poi ci siamo aiutati nelle difficoltà familiari, microcredito tra famiglie. Ecco, tutta una serie di iniziative nella gestione di una mutualità, mutuo aiuto familiare. E in questo ci ha fatto conoscere tante altre diverse realtà, tutte riunite oggi sul nostro territorio del Legnanese, dell'Alto Milanese, dove appunto nella manifestazione, non a caso chiamata persone, famiglie, comunità, la Costituzione siamo noi, vogliamo proprio evidenziare, no, il ruolo di protagonista che noi come cittadini attivi e famiglie attive anch'esse vogliono fare e promuovere nel nostro territorio. E allora questa festa, perché qui sì ci racconteremo, ma con i nostri bambini faremo anche feste e tanti giochi, tra cui poi magari, se riusciamo a andarlo a vedere, un gioco del loco della Costituzione disegnato dai nostri ragazzi. Andiamo a vederlo subito. Intanto ci facciamo seguire dalla nostra fantastica regista Maria, che è una tirocinante che noi a Milano News formiamo, quindi anche noi lavoriamo molto in rete, ma voi ancora molto di più. Quindi qui cosa stiamo facendo? Quante associazioni ci sono oggi? Ma abbiamo 14 realtà impegnate fondamentalmente nel sociale e appunto nel mutuo aiuto familiare. Tra l'altro quelle anche più note. Qui tra l'altro siamo ospiti, attenzione, del Chiostro Solidale, con una comunità di famiglie. Qui una volta c'era un convento di frati. Fantastico. Che purtroppo, come sapete, crisi di vocazioni, hanno dovuto abbandonare e l'hanno preso appunto questa comunità di famiglie legata a Comunità Famiglie di Milano, no, di Villa Pizzone, e ci hanno ospitati per questa manifestazione già per la terza volta. Un grande parco, e quindi riusciamo a essere insieme. Ma poi c'è la Caritas del Canale, appunto ci siamo noi, ci sono gli scout, avete visto che ci sono anche gli scout che ci aiutano, c'è la San Vincenzo, c'è il comitato di... ma poi li vediamo e passiamo. Qui intanto volevo farvi vedere il gioco del loco della Costituzione. Fondamentalmente i bambini del nostro doposcuola hanno disegnato gli articoli della Costituzione, naturalmente i primi, quelli dei principi, collegati alla nostra associazione, per dire quell'articolo interessa noi, no? Quindi abbiamo collegato. Quindi insegnate in questo modo ai ragazzi? Sì, anche già solo avergli fatto fare appunto il disegno, no, delle varie, vediamo magari una sulla discriminazione qui nella scuola, no? Bambini di diverso colore, amici, no, che si mettono insieme, no? La tutela dei minori, interessante, apertura all'universo. Bellissimo, no? Una roba bellissimo. Pazzesca. Qui la sussidiarietà, tutti insieme, no? La sussidiarietà, carino, che è uno dei valori, dei valori e poi delle pratiche che spesso abbiamo anche già approfondito, anche grazie a te, durante la Road to Civil Week, che poi voi mettete in pratica, ci state dicendo in modo proprio concreto. Andiamo anche a vedere di là, dai, chi c'è e che cosa sta succedendo. Tutti. Quest'anno, tra l'altro, per la prima volta abbiamo anche l'AMPI. Adesso andiamo subito. Caspita, associazione d'altra parte sulla Costituzione, no? Beh, loro dovrebbero loro sono essere i primi, fortissimi, quindi ci danno una mano. Eccoci qui. Buongiorno, siamo Milano News per la Civil Week, per il CSV Milano, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? È la prima volta, sì, siamo molto soddisfatti di partecipare. Sono il presidente dell'associazione AMPI di Cerro Maggiore. Siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa, perché innanzitutto parla di Costituzione, e in questo momento è molto importante parlare di Costituzione e tenere alti i valori della Costituzione, e poi perché siamo con amici, con un bel gruppo, e quindi questo fa piacere. Infatti vedo che la regalate oggi, assolutamente la distribuite. Sì. Assolutamente sì, anzi l'abbiamo fatta per i ragazzi, però, e quindi è tutta una serie di fumetti. Fumetti illustrata, e quindi
ci teniamo a regalare ai ragazzi questo libricino perché, come dicevo prima, i valori della Costituzione per noi sono molto importanti. Non ci sono più scuse per non conoscerla. Assolutamente sì, grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie. Qui invece che cosa troviamo? Gli operatori volontari della San Vincenzo di Cerromaggiore. Buongiorno, grazie. Ecco. Chi vuole parlare? Buongiorno. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? No, siamo già venuti l'anno scorso e quindi è la nostra seconda partecipazione. E come mai avete deciso di tornare? Perché siamo sul territorio e quindi sappiamo le esigenze dei cittadini e vogliamo partecipare a questa bellissima esperienza. Le vostre esigenze principali a cui date risposta quali sono? Allora, noi consideriamo le famiglie, quindi diamo dei pacchi di generi alimentari una volta al mese. Assistenza anche alle bollette a volte o comunque alle varie esigenze che hanno, quindi farmaci, utenze, principalmente questo che noi facciamo. E com'è lavorare anche in rete? No, è divertente perché comunque se abbiamo dei bisogni riusciamo anche a coinvolgere gli altri e magari anche a soddisfarlo questo nostro bisogno o il bisogno della famiglia. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie. Alberto, chi ci presenta? Abbiamo gli amici dell'ospedale di Legnano. Cosa vuol dire? Vi spiegano loro che cosa fate. Prego, buongiorno. Chi siete? Che cosa fate per la Civil Week CSV di Milano? Parlo con lei. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? Sì, è la prima volta che partecipiamo alla Civil Week. Per il secondo anno mi pare che sia stata organizzata questa. In realtà è più di secondo anno, ma il vostro è un secondo anno, no, questo? Il nostro è il vostro è il primo anno. E come mai avete deciso di partecipare? Abbiamo una nostra volontaria che è Pinuccia che ci ha coinvolto in questa. Chiediamo allora a Pinuccia, come mai hai avuto questa idea di partecipare al Civil? Ho visto i volantini all'oratorio, ho chiesto a Marita se potevamo anche noi partecipare, visto che siamo un'associazione che opera soprattutto l'ospedale. Cosa fate? Facciamo volontariato, quindi aiutiamo al CUP, mandiamo a una parola buona agli ecoverati, siamo nell'accoglienza, siamo in pediatria, al pronto soccorso, siamo soprattutto aiutiamo chi ha bisogno. Aiutiamo. E essere qui oggi insieme a tante altre realtà del terzo settore com'è? Patrizia com'è? Beh, è sicuramente. Vabbè, è così. Esatto. Beh, sicuramente condividere, essere insieme ad altre persone che fanno volontariato e quindi vivere insieme agli altri l'esperienza. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Alberto. Qui abbiamo la Caritas del decanato di Legnano, suora Teresa. Ecco. Buongiorno, la Caritas direi che non ha bisogno di presentazioni, però le chiedo se è il primo anno oppure no che partecipate alla Civil Week e com'è questa esperienza? No, è il secondo anno e un'esperienza bellissima di confronto, di relazione con tutte le associazioni del territorio che già conosciamo perché lavoriamo molto in rete, ma è sempre un momento ulteriore di opportunità, di conoscenza reciproca. Grazie, buona Grazie continuazione. E guardate che bello qui, sono tutti i lavoretti Buongiorno. Dell'Ucraina perché qui abbiamo il comitato di accoglienza dei bambini di Chernobyl con la Buongiorno. Presidente Marita. Anna Rita, allora Marita. Ci piacere con la mano sinistra, ma è uguale. Senta, com'è partecipare a questa manifestazione tutti insieme ad altre realtà del terzo settore? Beh, diciamo che è comunque un'esperienza che anche per noi è una continuazione degli anni precedenti perché siamo bene o male sempre stati presenti. Con una casa per Pollicino lavoriamo comunque in stretta collaborazione o come si usa dire adesso in rete. Comunque la nostra associazione nasce nel 1996 proprio per accogliere sui territori italiani, così come in tante altre parti del mondo, bambini che normalmente abitano nelle zone intorno a Chernobyl per un risanamento sanitario. Tutta questa accoglienza che solitamente da noi veniva svolta 5 settimane durante il periodo estivo è continuata appunto in modo continuativo dal 96 fino al 2019. Abbiamo avuto 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Quando eravamo pronti per ricominciare è arrivata la guerra.
e per la nostra associazione è stata una nuova accoglienza, perché abbiamo comunque riaccolto nelle nostre famiglie, che li avevano ospitate quando erano bambine, le ragazze che sono ormai cresciute, addirittura alcune con i loro bambini, perché ormai erano diventati grandi. A giugno del 2022 avevamo nelle nostre famiglie circa 44 persone, di cui 24 bambini. Poi le mamme con i bambini hanno deciso di ritornare in Ucraina e ad oggi invece rimangono qui nelle famiglie e hanno intenzione comunque di costruirsi il loro futuro qui una decina di ragazze che hanno studiato l'italiano, adesso lavorano e appunto si costruiscono il futuro per un proseguio della loro vita. Grazie, davvero una testimonianza importante, buon lavoro, grazie davvero. E noi ci avviamo alla fine con un bel po' di giovani. Scout, ecco il nostro gruppo scout Legnano 1, già per la terza volta presenti alla Sibyl Week. Ciao ragazzi, con chi posso parlare? Non facciamo i timidi. Con questo altissimo, grazie. Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, allora, è la prima volta che partecipate alla Sibyl Week? No, è la terza volta in realtà. E come mai? Siamo un'associazione di San Vittore, quindi partecipiamo per, come si può dire, aiutatemi, aiuto. Per condividere e raccontare quello che fate sempre. Per raccontare quello che facciamo e perché è una bella iniziativa per far conoscere la nostra Costituzione e i diritti alla comunità in cui viviamo e insomma noi siamo su questo territorio anche per questo motivo, comunque siamo una realtà educativa e quindi anche l'educare ai diritti, l'educare ai nostri valori è un cardine della nostra associazione. Visto che sembrerebbe anche dai numeri che i volontari esistono, giovani esistono, però non sono tantissimi, voi invece ci state mostrando che si può essere giovani, fare volontariato, essere fighi e non annoiarsi, anche divertenti immagino. Assolutamente sì, sempre. E quindi se voleste dire ai vostri coetanei di fare i volontari anche loro in qualsiasi tipo di realtà, quali motivi dareste? Buttatevi, è divertente e fate anche il bene collettivo alla fine. Raccontateci infine che cosa portate alla Sibyl Week. Allora, hanno lavorato loro, abbiamo partecipato all'organizzazione del grande gioco dell'Oca, non so se sia già stato visto, esatto, e portiamo la nostra realtà, portiamo giochi nostri da condividere inerenti al tema che viene presentato. Se qualcuno di voi che ha preparato vuole spiegare meglio. Li vedo molto timidi. Allora poi andiamo a vederlo, partecipiamo anche noi, va bene? Va bene. Grazie mille, grazie davvero. Un saluto. Concludiamo. Anche degli amici delle Acli. Perfetto, le Acli, buongiorno. Buongiorno. Com'è questa Sibyl Week? Come sta andando? Allora, noi è la prima volta che partecipiamo a questa iniziativa e come esperienza mi sembra piuttosto positiva. Vedo tanta gente, tante associazioni, per cui è l'occasione per incontrare anche altre realtà presenti sul territorio che non sempre abbiamo occasione di vedere. Noi siamo a Cerro da parecchi anni, forniamo assistenza per il patronato e per l'istituto fiscale, però occasioni come queste, di mettersi in gioco anche su altre realtà con gente giovane che speriamo possano un domani venire a fare volontariato anche in altri ambiti, è sicuramente piacevole. Grazie davvero, grazie. Buon lavoro. Alberto. E gli ospiti che ci ospitano, che vi ho detto ecco. Prima, il Chiostro Solidale, eccoli qui con i loro figli. Eccovi. Il Chiostro Solidale. Che bella iniziativa, raccontaci un po' che cosa portate alla Sibyl Week, se è la vostra prima volta. No, siamo già stati qua ospiti l'anno scorso, siamo una comunità di famiglie, siamo esattamente 5 famiglie che vivono qua ormai da 7 anni e abbiamo deciso di venire qua a partire da un progetto. Eravamo 5 famiglie che non si conoscevano all'inizio e che hanno deciso di vivere assieme a partire dal progetto di questa esperienza legata al mondo di comunità famiglie che è di Villa Pizzone a Milano. I pilastri del nostro vivere assieme sono la convivialità, l'accoglienza, la porta aperta, la cassa comune e la condivisione. Sono pilastri che, se volete, si possono approfondire chiacchierando qua con noi,
Oggi siamo qua solo a portare un po' i nostri volantini, ma un po' di storia, di esperienza anche del nostro mondo. E niente. Grazie mille, quindi insomma venite a trovare. Da ultimo, siamo veramente in tanti, mi rendo conto. Ecco Silvia, Silvia è un po' la responsabile del progetto 300+1 che raggruppa una serie di realtà, non solamente della Tommenanese ma anche del Magentino e dell'Abbiatense. Per far cosa con il progetto 300+1? Il progetto 300+1 cerca di dare delle opportunità di reinserimento lavorativo a persone che vivono in uno stato di fragilità, di momentanea povertà. È un progetto che è nato subito dopo la pandemia e sostanzialmente grazie all'aiuto vive proprio sulla collaborazione con i gruppi di volontari che sono coinvolti, ed è per questo che siamo qui, perché ci sono diverse realtà che in realtà collaborano con noi, dalle ACLI, le Caritas, le San Vincenzo, una casa per Policino, fondamentali, cioè senza i volontari questo progetto non potrebbe esistere. E il loro ruolo è proprio quello di intercettare persone in stato di bisogno e di offrire delle opportunità attraverso una serie di azioni che questo progetto mette in campo, quindi da supporto economico a psicologico, a un'offerta formativa professionalizzante. Grazie mille. Prego. Quindi siamo in un territorio in cui c'è una comunità viva, ci sono bisogni reali, urgenti, e ce ne sono tanti, ma c'è anche chi riesce a dare risposta. Grazie Alberto. Grazie. Vuoi a voi. Dare tu un saluto e un invito a venire a vedere che cosa fate? Sì, un invito, è un invito veramente a tutti, al di là dell'appartenenza dell'associazione, ciascuno di noi può fare molto, semplicemente aprendo la porta di casa, andare a trovare il proprio vicino, sentirlo, ascoltarlo, creare una relazione e magari poi anche aiutarsi insieme. Da qui vi assicuro che poi nascono tante iniziative, perché appunto la Costituzione siamo noi. Grazie e buona Civil Week!